Buonasera e benvenuti a Stasera Con. Potremmo, secondo un vecchio adagio, dire ospite raro, ospite caro. Ebbene, io saluto questa sera l'onorevole Nello Musumeci e lo ringrazio per essere qui con noi in occasione anche di una felice ricorrenza, se vogliamo, la presentazione di un libro attorno alla figura di Ettore Majorana. Il titolo è appunto Ettore Majorana, la scomparsa, del professor Stefano Roncoroni. È stato presentato questa sera presso il Villino Milazzo dall'Associazione Culturale Caffè Letterario Convivio, accanto all'onorevole Nello Musumeci, la professoressa Maria Luisa D'Agostino e la giornalista dottoressa Giuliana Avila. Buonasera onorevole, Buonasera a lei, buonasera a chi ci raramente ascolta. in questa veste di presentatore di un volume, ma di un pregnante volume attorno ad una figura che è entrata nella storia del giallo, possiamo dire, della vita italiana, Ettore Majorana. La scomparsa di Ettore Majorana ha incuriosito lettori, autori, scienziati. La figura così incredibile sotto il profilo scientifico, di grandissimo valore tecnico, facente parte del gruppo dei ragazzi di Via Panisperna, quelli che riuscirono a dare una svolta epocale alla fisica italiana e mondiale. Ebbene, questo libro di che cosa parla? Ci aiuta a comprendere meglio la personalità di Majorana e il mistero della sua scomparsa? Già di per sé Ettore Majorana è un polo di attrazione straordinario, una figura eccezionale, un genio. Come è noto, i geni non sempre sono compresi. Lui diceva di essere incompreso, viveva una crisi esistenziale. Una persona che non ancora trentenne è già professore ordinario di fisica all'università. Un giovane che da studente trova la forza, il coraggio e la capacità di contraddire il suo professore, e parliamo di Enrico Fermi, uno studente modello, potremmo dire, capace di anticipare il risultato dei calcoli matematici mentre l'insegnante sta spiegando alla lavagna. È destinato ad una carriera fulgida e invece a 33 anni arriva il dramma esistenziale, arriva la voglia di uscire dal mondo e Majorana diventa un caso nazionale. Sono tante le ipotesi, perché tanti sono i volumi, i libri, le monografie, i film, i documentari prodotti sulla sua storia e sulla sua incerta fine. C'è chi sostiene che si sia suicidato buttandosi a mare durante il tragitto sul piroscafo da Palermo a Napoli, c'è chi sostiene si sia rifugiato in Argentina, c'è chi dice abbia voluto trasformare la sua vita in quella di un barbone e quindi confondendosi nell'anonimato in qualche città d'Italia. C'è ancora chi sostiene che si sia ritirato in un convento. Le ipotesi sono tante e il libro di cui abbiamo parlato stasera a Caltagirone, al Villino Milazzo, privilegia una tesi sostenuta dall'autore, che è anche un procugino di Ettore Majorana, è quella che Ettore abbia deciso autonomamente di uscire dalla società nel 1938, che abbia comunicato alla famiglia questa sua decisione, che la famiglia non abbia apprezzato questa scelta e che dopo un anno tuttavia sia morto perché era malfermo in salute e perché è affetto da una forma leggera di autismo. Questo è quello che possiamo dire dopo aver letto il libro, ma al di là della sua fine, al di là del giallo che accompagna la sua uscita dalla vita societaria, beh, devo dire che i Majorana Certo, lei nella fase introduttiva di presentazione ha rappresentano. voluto illustrare questo ramo nobiliare, ma non solo, sul piano culturale, una famiglia di grandissime tradizioni tramandate nel corso degli Da anni. padre in figlio, certo, i Majorana sono stati una vera e propria dinastia culturale, politica, una famiglia che ha sbalordito l'Italia dei Savoia. Dalla unità, dal 1861 fino agli anni del fascismo,
ma anche nel dopoguerra. Alcuni Majorana hanno anche avuto ruoli di responsabilità all'università, il rettore Dante Certo. Majorana, Claudio, assessore alla regione siciliana, Quirino, chiarissimo professore all'università di Bologna, poi il neuropsichiatra Angelo Majorana, Salvatore, beh, devo dire altri scrittori, studiosi, economisti, una famiglia di geni. Appartiene alla mia città natale questa famiglia, Militello in Val di Catania, anche se poi imparentata con i Gravina, quindi Legami presente anche a Caltagirone, a piuttosto. Ragusa, in altre parti dell'isola e ormai possiamo dire d'Italia. È stato veramente un appuntamento interessante quello di stasera e altrettanto interessante il libro di Roncoroni che si fa leggere tutto d'un fiato e che io suggerisco perché ci consente di accendere un riflettore su Sono un personaggio e su un aspetto poco noto della storia culturale italiana del primo Novecento. Bene, onorevole, tra l'altro lei nella sua figura istituzionale ha un ruolo di grande rilievo all'interno della regione siciliana. Ne vogliamo anche approfittare di questa sua presenza per sondare un po' quello che sta accadendo a Palermo, dove in qualche misura lo scontro istituzionale all'interno di Palazzo dei Normanni sta segnando la vita quotidiana della nostra isola. Che sta accadendo esattamente? Accade che alla vigilia delle elezioni regionali il candidato Crocetta firma una serie di cambiali. Una l'ha firmata anche al suo partito, al Partito Democratico. Dopo 10 mesi il Partito Democratico porta all'incasso la cambiale di Crocetta, il quale non vuole pagare o comunque vuole prendere un po' di tempo. È una finta guerra. Da una parte Crocetta che fa finta di non prendere ordini dai partiti, ma lui è stato trainato dalle forze politiche della sua coalizione. Dall'altro lato il Partito Democratico che fa finta di contestare la inefficienza, la debolezza della giunta Crocetta, quando invece quattro assessori appartengono e si rifanno al Partito Democratico. Che ha chiesto di dimettersi a Ha costoro. chiesto il Partito Democratico di sostituire i quattro assessori o di aggiungerne altri due per rafforzare una giunta che obiettivamente è debole e inefficiente, ma è una finta guerra che arriverà ad una finta pace. Quindi un casus belli programmatico, lei ritiene, non sussista, ma sia uno scontro legato a visioni di gestione del potere. Beh, siamo passati, se mi consente una battuta, dalla rivoluzione annunciata alla spartizione praticata. Ecco, niente di nuovo rispetto alla giunta Lombardo, niente di nuovo rispetto alla giunta Cuffaro. Dietro la rivoluzione di Crocetta c'è la inefficienza più assoluta, non uno solo dei nodi strutturali economico-sociali dell'isola è stato affrontato. E c'è questo gridare giorno dopo giorno alla rivoluzione antimafia, ma l'antimafia non si grida, l'antimafia si pratica nella dignità del silenzio giorno dopo giorno e non deve essere una novità perché chi amministra la cosa pubblica è chiaro che giorno dopo giorno lavora per la legalità e contro ogni prevaricazione o invadenza o presenza o condizionamento della mafia. Io sono stato 8 anni sotto scorta perché condannato a morte dalla mafia, ma non per questo ne abbia fatto un mestiere. E devo dire che i siciliani chiedono sì legalità, chiedono sì impegno antimafia, chiedono sì trasparenza, ma chiedono anche il lavoro. Le imprese vorrebbero tornare a lavorare, vorrebbero tornare ad aprire le sale cinesche, ad alzare le sale cinesche, vorrebbero tornare ad assumere. I giovani vorrebbero mettere a profitto il proprio diploma e la propria laurea. È passato un anno e ancora alla regione tutto è fermo. Non è possibile che tutto venga condannato alla paralisi solo perché il governo non ha un orizzonte, non ha una prospettiva. Lo dico con tutto il rispetto per il ruolo del governatore. A me verrebbe facile dire andiamo alle elezioni, torniamo a votare. Non credo che cambierebbe molto in questo momento.
soprattutto perché condanneremmo la Sicilia a restare per 5-6 mesi in una condizione di assoluto collasso, di assoluta paralisi. E c'è in giro tanta fame, c'è tanta disperazione, decine di migliaia di lavoratori precari che non sanno quale sarà il loro futuro, i forestali, quelli che lavorano negli enti locali, quelli che lavorano, che hanno lavorato nella sanità. E in questo senso l'onorevole Joppolo, che fa parte della Commissione Sanità dell'Assemblea regionale siciliana, si è battuto e continua a farlo per garantire il rispetto del diritto alla salute, che è un diritto prioritario e fisiologico, al di là di ogni calcolo contabile e di ogni possibile ristrutturazione della rete. Allora noi diciamo a Crocetta: sei ricattato dal tuo partito, sei ricattato dagli altri partiti, hai due o tre cose che pensi di poter fare in un anno per sbloccare la situazione economico-sociale, per ridare speranza ai giovani, per incentivare le imprese. Hai tre cose da fare? Bene, vieni in Parlamento, dici quali sono le tre cose, dici in quanto tempo pensi di realizzarle e chiedi al Parlamento, a tutto il Parlamento, centrodestra e centrosinistra, di sostenerti in questo grande, preoccupante, drammatico momento di emergenza. Se dopo un anno nessuna delle tre cose hai fatto, e allora la colpa non è più dei partiti che ti condizionano e ti ricattano, ma è tua, perché sei incapace, perché sei inefficiente. Devi prenderne atto e te ne vai a casa per non continuare a fare danno. Mi pare la mia, io che sono stato l'avversario diretto di Crocetta, mi pare una richiesta assolutamente istituzionale, al di là di ogni egoismo di parte, perché ritengo che rispetto agli interessi della mia parte politica oggi siano prevalenti gli interessi dei siciliani. Vedremo quello che accadrà nei prossimi giorni. Intanto mi risulta che si è dimesso l'assessore alle finanze e al bilancio, la giunta comincia a sfilacciarsi e il Partito Democratico sta facendo davvero una bruttissima figura. Lo stesso Partito Democratico che ieri, lo ricordo, governava con l'onorevole Raffaele Lombardo. Molte sarebbero le questioni da approfondire, ma ne voglio solamente una citare, la vicenda istituzionale delle ex province regionali. Insomma, qui la riforma istituzionale, come si sta organizzando, come si sta diffondendo nel territorio? Le province rimangono sotto diverso nome oppure siamo di fronte ad una rivoluzione che muterà il carattere storico-amministrativo di questa Sicilia? Ancora non si è chiaro bene su quali versanti si adagerà esattamente in termini di territorio, di competenze. Cosa succede anche sotto il profilo amministrativo attraverso questa riforma? Vede, tutte le rivoluzioni, la storia ce lo insegna, tendono a soppiantare una condizione di cose, uno stato di cose, un ordine vecchio, possiamo dire, per stabilire un ordine nuovo. L'abolizione delle province è stata compiuta con una cosiddetta rivoluzione che sa quel che toglie, ma non sa quel che crea. Prima di abolire le province, di sopprimere le province, occorreva avere una minima idea di quel che si doveva e poteva fare per sostituire le province. Lei crede che io possa accettare l'idea secondo la quale le province sono un ente inutile? Ma ditelo agli altri, non ditelo a me. È come chiedere a un prete se crede in Dio. Le province, altro che enti inutili, sono enti utilissimi allo sviluppo del territorio, coordinano la presenza dei comuni, sono una cerniera fra i comuni da una parte polverizzati e la regione dall'altra sempre più tentata da un certo neocentralismo. La provincia garantisce l'equilibrio fra i grandi comuni e i piccoli comuni, la provincia cura le infrastrutture sovracomunali. La provincia da 160 anni serve l'equilibrio del territorio ed è una mirabile istituzione e articolazione dello Stato. Crocetta l'ha abolita dicendo che bisognava risparmiare. È una bugia. Cosa si risparmia? I dipendenti e debbono continuare a essere pagati.
le scuole debbono continuare ad essere mantenute, le strade debbono continuare ad essere sottoposte a lavori, i servizi sociali debbono continuare ad essere erogati, gli immobili della provincia debbono continuare a restare aperti. Che cosa si risparmia? Il denaro, le indennità per i consiglieri provinciali, per gli assessori, per il presidente della provincia? Ma noi l'avevamo detto, rendiamo tutto gratuito, diamo soltanto il rimborso della benzina. Il consiglio provinciale non è un costo della politica, è un costo della democrazia, per Dio! Si è tanto combattuto per avere la democrazia in Italia e ora siamo nelle condizioni di poter dire che i consigli provinciali sono inutili? Cioè quelli espressi dalla gente? Vogliamo mettere in discussione il principio della partecipazione dei cittadini? Ma qui siamo alla follia. E allora togliamo l'indennità agli assessori, ai consiglieri, riduciamoli da 45 la gratuità portiamo, dell'impegno politico. Benissimo, la gratuità dell'impegno politico, anche se il presidente della provincia deve comunque dedicarsi al suo lavoro e quindi può avere un minimo di gettone. Ma cosa succede adesso? Chi prende il posto delle province? Cioè, dobbiamo eliminare il cancro, non il malato. E la realtà è che a distanza di 3 mesi dalla fine dell'anno non c'è ancora la legge che deve spiegare come e chi dovrà sostituire le province regionali. Il libero consorzio dei comuni è soltanto una presa in giro, è un giocattolo ignobile, logoro, inefficace. Previsto addirittura negli anni 50, non bravo, è mai diventato. Nelle mani dei partiti, perché non prevede la partecipazione del cittadino, ma è un organo di secondo grado, esattamente come sono le ATO, e sappiamo come sono, esattamente come sono state le unità sanitarie locali, e sappiamo come hanno funzionato. E dov'è la partecipazione e il protagonismo dei cittadini? Quindi una rivoluzione soltanto per guadagnare un titolo di giornale in prima pagina, per far finta di essere l'uomo nuovo. La verità è che in Sicilia aumenta la disoccupazione, c'è la condizione di stallo ovunque, i sindaci sono disperati, non sanno come andare avanti, proprio l'altro giorno hanno protestato, ieri hanno protestato alla regione, non si riesce a far quadrare il bilancio, non si riesce a garantire i servizi essenziali, i tagli sono ormai insopportabili e la regione, che dovrebbe essere il riferimento degli amministratori locali, è un ente assente nelle mani di una classe dirigente che ha mostrato su tutti i suoi limiti, litigiosa, preoccupata solo delle poltrone, preoccupata soltanto di dividere, preoccupata soltanto di mantenere il proprio posto sicuro. Di fronte a una condizione del genere, noi opposizione di centrodestra abbiamo il dovere di lanciare un grande appello istituzionale per dire: Crocetta, se hai voluto la bicicletta devi pedalare, ma devi dirci se sei in condizione di fare il giro, non di conquistare la maglia rosa, ma quantomeno di fare il giro. Se non sei in condizione, ecco, non cercare scuse, non cercare alibi, non accusare gli altri, vieni in Parlamento e dici che non sei in condizione di poterlo fare e la gente capirà. Onorevole, la ringrazio per questo suo intervento, i chiarimenti e le specificazioni che ha dato a coloro che da questo momento ci ascoltano e ci vedono da casa. Speriamo di averlo più spesso qui in televisione, rimarrà sempre caro comunque. Quindi... Grazie, perché se voi avete scritto all'ingresso che l'ospite raro è un ospite caro, io che ci tengo ad essere ospite caro, continuo ad essere raro, ma a parte le battute, so che voi siete una emittente per consolidata esperienza con l'editore e direttore, con i suoi collaboratori, siete una emittente assolutamente aperta, contribuite al dibattito, lo tenete vivo, lo tenete acceso, date ospitalità a tutti e questo deve fare un'antenna che impronta la propria azione al rispetto della democrazia, del pluralismo e della libertà. Anche per questo io vi ringrazio per avermi invitato questa sera e ringrazio e saluto gli amici che hanno avuto la cortesia di seguirci in questa occasione. Bene, grazie onorevole Nello Musumeci, un momento di pubblicità e subito dopo la parola a Pino Cascino.